Grazie. Signor giudice, vuole accomodarsi? Venga, venga avanti. Ho chiuso l'istruttoria a carico di Orlando Di Giovanni. Ah. Si chiede il rinvio a giudizio dell'imputato per il reato di omicidio. E la prego di inoltrare le mie dimissioni. Si accomodi. Lei è giovane, coraggioso. È arrivato qui preceduto da un'ottima reputazione. E rinuncia così ad una brillante carriera. Lei è forte dell'esperienza fatta in tante preture, dove la vita del giudice è ancora più dura. Signor procuratore, la mia esperienza finisce qui. È una decisione irrevocabile. Ho 40 anni di carriera, dottor Morandi. 40 anni di dubbi, di incertezze, di scoraggiamenti. Superati come? Col coraggio che deve avere chi sa di giudicare gli altri. Lo sappiamo tutti, dottor Morandi. Abbiamo più bisogno di coraggio noi che giudichiamo di quelli che debbono essere giudicati da noi. Io non ne ho più. Sento che è troppo difficile amministrare la giustizia in una società tanto ingiusta e spietata. Ho capito. Anch'io nei momenti di esaltazione, quando ero giovane come lei, pensavo che si dovesse mettere sotto processo tutto il genere umano. No, io non arrivo a tanto, lei mi conosce. Sono sempre stato concreto e distaccato. E allora? Signor procuratore, quando accade un delitto e mettiamo le mani su chi l'ha commesso, lo giudichiamo e lo condanniamo. Ma perché giudichiamo e condanniamo lui solo? Sì, lo so, è lui l'esecutore materiale. Ma quanti dietro di lui sono altrettanto responsabili, sia pure su un piano morale? Quanta gente che noi non sappiamo nemmeno che esiste ha concorso in quell'omicidio. E invece, signor procuratore, c'è solo un nome. Quello dell'assassino. Ma non si nasce assassini come si nasce biondi, bruni, alti o bassi. L'uomo che secondo coscienza ho rinviato a giudizio per omicidio non è un assassino. Tutto questo potrà sembrarle teorico, ma purtroppo io l'ho vissuto un dramma del genere. Boh. Lei ha chiesto per quest'uomo tutte le circostanze attenuanti. Parlavo d'un altro dramma, d'un altro uomo ancora più innocente di questo. Un uomo che ho visto vivere onestamente come lei e come me. E un giorno ho visto nascere la sua tragedia e ho capito che sarebbe fatalmente accaduta. Lei sa che io abitavo in casa sua. Vorrei parlargliene. Capirà meglio la ragione delle mie dimissioni. Vede, fu la prima persona che incontrai quando venni qui. Era uno degli ultimi giorni dell'anno. Venivo a prendere possesso del mio nuovo ufficio di pubblico ministero nel tribunale di una grande città. Una città che vedevo per la prima volta. Un collega più anziano mi aveva raccomandato a una famiglia di suoi amici residenti qui che mi avrebbero affittato una stanza ammobiliata. Avrei mangiato con loro. Si chiamavano Bonelli di cognome e sapevo che era gente per bene, onesta, normale. Buongiorno, c'è il signor Bonelli? Mi scusi, chi è lei? Sono il dottor Morandi. Oh, il signor giudice, venga, venga avanti. Grazie, signora. Dio mio, non mi guardi, per favore. Sono mortificata di riceverla così in vestaglia. E che noi non l'aspettavamo più. Prego, lei è in casa sua. Luigi? È arrivato il signor giudice. Credevamo che non sarebbe più venuto oggi, è mio marito. Piacere, piacere. Sa, l'aspettavamo per stamattina alle 11. Gradisce qualche cosa? Grazie, signora. Ma il signor giudice non avrà mangiato, sono le 2. Ma non si incomodi, la prego. È colpa mia se sono arrivata a quest'ora. Le preparo subito qualcosa. Si accomodi, prego. Carla? Carla? Questa, signor giudice, è la mia figliuola. Senti, tesoro, prepara la tavola e chiama Luciano. E l'altro mio ragazzo. Luciano?